Allora, io faccio una rapida sintesi dello stato dell'arte della bonifica Bagnoli per quanto riguarda tutte le attività che sono state condotte da quando, in base alla legge nazionale, sono stato nominato in qualità di sindaco di Napoli come commissario di governo. La costituzione della struttura commissariale nella forma odierna è avvenuta all'incirca a marzo, credo, tra marzo e aprile del 2022 ed è costituita da due subcommissari che seguono la parte amministrativa e la parte tecnica e da due strutture, diciamo, di supporto, due piccole strutture di supporto che sono due strutture per la parte amministrativa e per la parte tecnica, ricordando che la struttura commissariale ha come compito la vigilanza, il controllo e diciamo, l'input, lo stimolo delle attività che sono eseguite invece da Invitalia, che è il soggetto attuatore. Quindi chi poi operativamente fa le attività, quindi che significa anche fare le gare, gli affidamenti e tutte quelle che sono le iniziative, diciamo le attività di tipo esecutivo, queste sono realizzate da Invitalia. Qual è stata la situazione che noi abbiamo trovato nel momento diciamo, nella quale noi ci siamo insediati? Allora, era stato approvato il PRARU, che è il piano di esecutivo dal punto di vista esecutivo urbanistico, quindi il PRARU che è previsto dalla legge, quindi il PRARU era stato approvato, e c'era una disponibilità di risorse finanziarie pari a 479.656.000 euro. Questa era la disponibilità finanziaria che derivava da diverse fonti di finanziamento, sia fonti di finanziamento legate all'FSC, sia una serie di norme che avevano finanziato in vario modo la bonifica di Bagnoli. Poi verranno distribuite queste schede, in queste schede c'è un quadro abbastanza preciso della situazione. Abbiamo fatto una ricognizione abbastanza precisa. Dal punto di vista amministrativo, nel momento in cui noi ci siamo insediati, abbiamo trovato, insomma, cosa abbastanza nota, un complesso contenzioso che riguardava vari soggetti che erano stati coinvolti durante tutte le fasi della realizzazione della bonifica. Voi sapete che la bonifica ha avuto una genesi molto complessa. C'era una società di trasformazione urbana, poi la società di trasformazione urbana è fallita ed era in corso un contenzioso che vedeva vari soggetti in campo, essenzialmente Fintecna che aveva ereditato le attività dell'ex Ilva, cioè quindi con attività e passività, Bagnoli Futura con tutta la sua curatela fallimentare. Quindi tutti i creditori che erano a valle di Bagnoli Futura, Invitalia che per effetto della legge aveva avuto la proprietà della legge, diciamo, di commissariamento, la prima legge che fu fatta da Renzi, se ricordo bene, dal governo Renzi, che aveva avuto la proprietà dei suoli e quindi aveva ereditato proprietà dei suoli e contenziosi sui suoli, e il comune di Napoli che era stato chiamato in giudizio. Per una serie, sia aveva fatto giudizio che è richiamato in giudizio per una serie di responsabilità relative poi alla partecipazione alla società di trasformazione urbana, cioè un quadro, diciamo, giuridico molto complesso. L'andamento del contenzioso era un andamento che riguardava una serie di diciamo di cause in corso, credo una decina all'incirca, adesso non mi so dire il numero preciso, 19 erano 19 cause che erano in corso, che in maniera diciamo variabile vedeva tutti questi soggetti in campo, insomma, quindi in varie composizioni.
Su una di queste il comune era stato anche condannato in una prima istanza per un importo che era un importo molto significativo come danni, sì, circa poco sotto i 100 milioni, come danni che venivano attribuiti al comune, quindi insomma una situazione molto complessa. Quindi noi abbiamo ritenuto che il primo punto fondamentale fosse quello di liberare, diciamo, Bagnoli dai contenziosi. Perché oltre al fatto che praticamente che il comune ci doveva mettere quasi 100 milioni di euro, quindi abbiamo dovuto fare un accantonamento appena insediato di bilancio, il tema era che questo contenzioso continuo che c'era tra tutti questi vari soggetti rendeva inutilizzabili i terreni, cioè non si poteva fare nessun tipo di attività perché chiaramente erano tutti vincolati a questa, diciamo, selva di contenziosi che rincamano. Per questo motivo io ho chiesto al governo di fare un tavolo governativo, perché tutti i soggetti che erano in campo erano tutti soggetti pubblici, per fare in modo che ci fosse una ricomposizione bonaria di tutti con un concordato di tutti i contenziosi, in maniera da ripulire i terreni da questo, insomma, conflitto che c'era in corso. Questo tavolo è stato insediato a giugno, credo, del 2022 e c'è stata una lunga negoziazione che poi è stata seguita sia dalla nostra struttura tecnica che dal notaio Falconio, che dopo lunghissime trattative, devo dire anche un impegno da parte del governo nazionale, è arrivata a una conclusione delle attività, diciamo, del contenzioso con un concordato che è stato firmato. Tu forse mi dai la data, non ce l'ho scritto. Novembre firmato, poi È stato dopo formato. l'estate, però Sì, novembre novembre, sì, all'inizio, no, è a novembre, è novembre 22 è stato formalizzato. Questo praticamente ha determinato due conseguenze. Una conseguenza principale per il comune è che non abbiamo dovuto più cacciarsi i soldi che dovevamo cacciare, quindi praticamente noi siamo usciti in pareggio, quindi si è sanata la cosa. E poi dopo si è chiuso con un dare e avere tra gli altri soggetti con una conclusione tombale di tutto quello che era il contenzioso che era in corso. Quindi da quel momento in poi è stata fatta, come noi abbiamo definito, una specie di bonifica giudiziaria dal punto di vista di tutti i contenziosi civili, questi erano tutti i contenziosi civili, che ha determinato quindi la conclusione alla fine, diciamo, del 22 di tutti quelli che erano i contenziosi in atto e quindi la ripulitura dei terreni da quelli che erano i vincoli legati ai contenziosi. Questo è un passaggio che, insomma, fondamentale per quello che è stato lo sviluppo successivo delle attività, perché questo ha consentito poi di poter, e questo lo vedremo, di poter cominciare anche a sbloccare anche quelle poche ma presenti iniziative private che erano in corso e che erano tutte bloccate per la indisponibilità dei suoli, perché praticamente i suoli erano complessivamente indisponibili, cioè non si poteva dare nessuna autorizzazione definitiva per effetto di questo contenzioso enorme dal punto di vista giudiziario. Quindi questo è stato un primo risultato molto importante perché ha, diciamo, determinato, diciamo, un cambiamento rispetto al passato liberando i suoli. Dal punto di vista poi delle attività, un'altra attività molto importante, poi parliamo di tutto il problema bonifica, è stato l'inizio di un uso temporaneo di quelle che erano le infrastrutture che erano già pronte, erano già completate e non utilizzate perché sequestrate per effetto della causa penale che era stata avviata e che aveva avuto una serie di vicissitudini e che questo aveva determinato il blocco di queste infrastrutture. In primo luogo Porta del Parco, che è l'auditorium che era stato completato più di 10 anni fa ed era chiuso da più di 10 anni, una serie di altre infrastrutture, i parcheggi,
che sono vicini a Porta del Parco, non sono ancora disponibili perché mancano due rampe, però questo quello lo diremo tra poco, tutta una serie di spazi che queste infrastrutture nell'accordo complessivo che era stato previsto all'inizio del commissariamento sono infrastrutture che poi devono passare nella proprietà del comune, ma alla fine di tutto, di tutto il percorso di bonifica. Noi abbiamo fatto un accordo con Invitalia per renderli disponibili al comune con una convenzione in maniera anticipata, in maniera tale da poterli progressivamente utilizzare in attesa ovviamente poi del completamento di tutte le attività che poi determineranno praticamente il passaggio definitivo in proprietà al comune di quelle cose che avverrà però tra qualche anno. Perciò se abbiamo cominciato da Porta del Parco che è stato riaperto e quindi l'auditorium devo dire sta avendo un'utilizzazione estremamente continua, ci sono tantissime richieste da parte sia del territorio che di attività esterne e analogamente stiamo lavorando per la messa a disposizione del sistema di parcheggi che sta intorno a Porta del Parco e che richiedono una serie di piccoli interventi, non piccolissimi, ma piccoli interventi per garantire un'accessibilità provvisoria, quindi rampe di entrata e uscita, e che consentirà anche quella di poter mettere a disposizione poi del quartiere e anche di quel territorio tutti questi, insomma, questo sistema di parcheggi che anche quelli sono completati da moltissimi anni e rientravano nel sequestro e non erano disponibili. Dal punto di vista invece delle attività tecniche, l'unico appalto che era stato affidato e di cui era cominciata l'attività era la bonifica amianto, quindi la bonifica ex Eternit, che era stata avviata nel 18, l'inizio dei lavori era del luglio 2020 e quindi quella era l'unica attività, diciamo, di bonifica attiva che era stata messa in campo. Questa attività poi è stata completata nel febbraio del 2023 e adesso è in fase di collaudo. Quindi diciamo, la parte di bonifica amianto, ex amianto, è stata completata. Noi abbiamo avviato invece la progettazione e l'approvazione. Io ricordo che per poter effettuare una bonifica, una cosa nota, però è meglio che insomma avere chiarire, ovviamente ci vuole la disponibilità finanziaria, questo mi sembra ovvio. La progettazione, l'approvazione del progetto da una commissione VIA di valutazione di impatto ambientale nazionale e quindi dove rientrano tutti quelli che sono gli organi di controllo nazionale, quindi ISPRA, Ministero dell'Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, quindi tutti quelli che sono gli organismi. Ovviamente gare, affidamento dei lavori, esecuzione dei lavori, che sono a cura del soggetto attuatore, quindi di Invitalia. Noi abbiamo progressivamente, se guardiamo tutti quelli che sono gli interventi di bonifica a terra, è stato affidato ovviamente insieme a Invitalia la bonifica del Parco dello Sport, che richiedeva diciamo un'ulteriore bonifica rispetto a quelle che erano le attività che sono state fatte, che è il bonifica i cui lavori sono partiti nell'ottobre 2023. Quindi il Parco del Loro adesso i lavori di bonifica sono dei lavori di bonifica in corso e sono previsti 18 mesi per la realizzazione di questa bonifica. Quindi questi sono lavori che si stanno eseguendo. Poi sono stati completati i progetti, i progetti di bonifica, l'approvazione da parte della Via Nazionale, la gara e quindi l'aggiudicazione della gara per il lotto fondiario, il parco dello sport, il parco urbano e il sedime delle infrastrutture, che praticamente rappresentano la quasi totalità degli spazi a terra, cioè di tutto quello che sta a terra. Di questi praticamente è stata anche affidata la gara,
non sono stati ancora consegnati i lavori che dovrebbero essere consegnati nel giro di qualche settimana, perché per poter consegnare i lavori che sono coperti dal finanziamento che noi abbiamo disponibile, è necessario fare una rimodulazione del quadro economico del finanziamento rispetto a quello che era previsto inizialmente, perché i costi per la realizzazione ovviamente di queste bonifiche rispetto a quando è stato fatto il finanziamento sono aumentati, e questo deve essere effettuato dal Ministero dell'Ambiente. Ci sono delle riunioni in corso, ovunque siamo in fase di completamento. Però insomma, noi pensiamo che nel giro, diciamo, del primo semestre del 2024, quindi di qualche settimana, probabilmente tra marzo e aprile, siamo in grado di consegnare praticamente i lavori. Questo significa che tutti, diciamo, tra marzo e aprile consegniamo i lavori. Quindi questo significa che tutto quello che sono gli spazi a terra partono complessivamente tutte le bonifiche. L'unica parte che rimane ancora, diciamo, non da, insomma, completare, da trattare, l'area ex Cementir, perché dove esiste ancora una ricomposizione, esiste un contenzioso lì tra i proprietari dell'area e, diciamo, Invitalia, però anche su quello stiamo lavorando per cercare di ricomporre e arrivare alla conclusione anche di su quel lotto. Con l'utilizzo del, diciamo, con l'avvio di queste attività di bonifica si completa praticamente l'utilizzo dei circa 450 milioni che era il finanziamento di cui noi avevamo la disponibilità. Cioè, l'avvio di queste attività di bonifica sulla parte a terra si completano le risorse con tutto quello che noi avevamo a disposizione. Che cosa altro serve per poter andare avanti nelle attività di completamento di Marinova? Per quanto riguarda la parte a terra, la realizzazione del sistema infrastrutturale, che significa rete elettrica, rete viaria, distribuzione dell'acqua e sistema fognario. Allora, per quanto riguarda la rete elettrica, perché oggi a Bagnoli, insomma, nell'area, diciamo, SIN, non c'è l'elettricità, cioè non c'è la distribuzione elettrica. Noi abbiamo fatto un accordo con Enel Distribuzione Terna, che è stato firmato due o tre settimane fa, il 16 gennaio, per la realizzazione della rete elettrica. Realizzazione della rete elettrica, che è una rete elettrica come di un quartiere, quindi parte da una cabina primaria che trasforma l'altissima tensione in media tensione, e poi ci sono le cabine secondarie che distribuiscono, che trasformano in bassa tensione, c'è cioè poi la distribuzione, diciamo, domestica per quelle che sono le attività domestiche. Questo è finanziato da fondi PNRR, e l'attività quindi di realizzazione di tutto questo sistema abbastanza complicato partirà tra qualche settimana, anche questa, quindi verrà realizzata la rete elettrica, la cabina primaria che viene realizzata, che è una grande cabina primaria, non solo servirà il sito Bagnoli, cioè ex SIN, ma servirà tutta Bagnoli, cioè quindi quella cabina sarà una cabina di potenziamento della distribuzione elettrica di tutto il quartiere, quindi non solo dell'area soggetta a bonifica, ma di tutto il quartiere. Sono invece progettate, c'è il progetto esecutivo sia della parte stradale, della parte fognaria e della parte idrica, ma di queste tre non c'è la copertura, oggi non c'è la copertura finanziaria, quindi noi abbiamo i progetti, però non le risorse per la realizzazione di queste tre infrastrutture primarie. Per acqua, per le fogne, le strade e la distribuzione idrica. Che sono le altre tre infrastrutture, le altre tre reti primarie che servono. Poi c'è tutto il tema della bonifica a mare. Allora, per quanto riguarda il tema della bonifica a mare, noi abbiamo avviato la realizzazione di un progetto definitivo, perché consentisse prima cosa di capire come si deve fare la bonifica.
quali erano gli standard che si dovevano raggiungere e, e ovviamente quanto costava questa bonifica mare, perché non c'era questo progetto, non è stato mai fatto. Allora il progetto è stato fatto, questo progetto definitivo, che adesso è in valutazione alla via nazionale, perché è un progetto molto complicato, perché si tratta della bonifica a mare più grande che sia stato mai realizzato in Europa. Cioè non è stata mai fatta una bonifica a mare su uno spazio così grande, considerando la tipologia di inquinamento che c'è, che sono idrocarburi e anche metalli pesanti. Per avere però un'idea del problema, perché questo poi ci aiuta a capire, il problema dell'inquinamento non è il problema dell'acqua, cioè non è che l'acqua è inquinata, quello che è inquinato è il fondale, cioè questo per capire, insomma, quindi l'acqua è pulita, quindi se uno nuota e non tocca il fondo, insomma, sta all'incirca bene. Il problema è il fondale. Allora, il progetto è stato, il mandato che è stato dato ovviamente ai progettisti, che insomma che hanno vinto una gara, quindi un sistema di progettazione molto complesso, ovviamente è quello di garantire la balneabilità e di rispettare praticamente quelle che sono quella che è una richiesta che oggi che c'è, cioè un requisito che oggi è previsto per legge, che è la rimozione della colmata, perché oggi la rimozione della colmata è un requisito che è previsto dalla norma. Quel progetto è stato fatto e essenzialmente, sinteticamente, il progetto prevede l'eliminazione della colmata, che significa prendere tutta la colmata e toglierla, cosa molto complicata, però è stata fatta, e poi una bonifica praticamente che viene realizzata sia sulla spiaggia che sul sottofondo, che prevede la rimozione del sottofondo marino per una certa profondità, in maniera tale da garantire l'eliminazione degli strati superficiali. A fianco a questo si realizza una scogliera soffolta, che significa una scogliera che arriva a pelo d'acqua, cioè che non si vede, all'incirca all'altezza di dove oggi arriva la colmata, quindi dove c'è una profondità di 7 metri, se ricordo bene, batimetrica di 7 metri, perché? Per evitare che ci sia ricambio dei sedimenti marini. Perché se noi togliamo i sedimenti marini vicino alla spiaggia e non facciamo niente, eventuali sedimenti marini che sono ulteriormente inquinati, che stanno fuori, possono praticamente rientrare, perché c'è un ricambio continuo. Quindi questa barriera soffolta è come se fosse un muro, è una protezione che è come se creasse, diciamo, dal punto di bloccasse il ricambio del fondale, e quindi in questa maniera, quindi la bonifica che viene fatta poi resta in maniera permanente. Tutto questo intervento, il costo complessivo di questo intervento è superiore ai 600 milioni di euro, intorno a 650 milioni di euro. Cioè noi adesso sappiamo che cosa praticamente, cioè cosa si deve fare e quanto costa. Perché insomma una cosa che vorrei sottolineare è che fino adesso si è discusso moltissimo della bonifica a mare, ma non c'è stato mai un progetto per fare di come si deve fare questa bonifica a mare. Questo progetto l'abbiamo, insomma, è stato fatto in quest'ultimo anno, perché senza il progetto non penso che potevamo discutere nel merito. Un tema che ovviamente pure abbiamo insomma, affrontato e che abbiamo suggerito era anche di valutare delle tecnologie alternative di bonifica, perché questa è una tecnologia abbastanza tradizionale, cioè togliere tutto quello che c'è e portarlo via. Infatti ci sono vari studi che si stanno facendo insieme all'Anton Dorn, al CNR, e ci sono se voi andate là ci sono delle piattaforme a mare che si vedono, dove stanno utilizzando delle tecnologie molto più innovative, l'utilizzazione di elettrodi a mare, dei sistemi di decomposizione chimica, ad esempio degli idrocarburi policiclici. Però queste tecnologie che si stanno insomma, provando, oggi non sono ancora delle tecnologie certificate, quindi accettabili per gli organi di controllo nazionali, però visto che un po' di tempo ce l'abbiamo davanti, noi in parallelo stiamo valutando anche la possibilità di di poter eventualmente utilizzare delle tecniche di bonifica a mare che siano meno invasive,
che il problema non è un problema solo di costo, è anche un problema di impatto nel di togliere tutto questo materiale e poi portarlo via a discarica. Significa centinaia e centinaia di camion che poi, quindi noi abbiamo chiesto di fare anche una valutazione di impatto, non solo dal punto di vista dell'effetto finale, ma anche dell'effetto transitorio, cioè di che cosa costa non solo economicamente, ma anche come impatto fare questo tipo di operazione, perché si tratta di portare via milioni di metri cubi di materiale che ovviamente deve essere portato per strada, su strada, come oggi è immaginato. Quindi questo è un tema che è ancora in fase di grande discussione a Roma. Noi stiamo molto affrontando questo tema, perché è un tema non banale, cioè, quindi va affrontato con molta attenzione. Comunque, su questo argomento oramai abbiamo un inquadramento, cioè discutiamo su temi che sono temi concreti, cioè abbiamo dei progetti molto, molto dettagliati, un progetto definitivo, una quantificazione economica seria, una valutazione poi ovviamente di impatto di vario tipo, un'analisi, adesso stiamo facendo fare delle analisi costi-benefici su varie tecniche di intervento, il tema si sta affrontando, finalmente avremo una risposta concreta su quello che si deve fare. Quindi questo è un tema che si sta affrontando. Per il completamento poi ovviamente della bonifica, dal punto di vista delle risorse, servono risorse per la realizzazione delle infrastrutture, quelle che avevamo detto prima, cioè strade, fogne e acqua, e per la realizzazione delle due opere pubbliche che sono previste là dentro, che sono il parco urbano e il waterfront, perché il resto poi dovrà essere fatto dai privati che acquisiscono i suoli e realizzano quello che debbono realizzare. Per fare tutto nella stile dei progetti che sono stati realizzati ci vuole complessivamente 1 miliardo e 200 milioni. Tra bonifica a mare, realizzazione delle infrastrutture e realizzazione del parco e del waterfront. Oggi abbiamo un quadro preciso a punti economici, comunque lo vedrete nelle tabelle che vengono distribuite, c'è un'analisi molto dettagliata, quindi abbiamo un quadro molto preciso. Quali sono ancora i problemi che vanno affrontati? Allora, abbiamo il problema di Borgo Coroglio, cioè Borgo Coroglio nel Praru era previsto che coloro che abitavano a Borgo Coroglio andassero via da Borgo Coroglio, che praticamente ci fosse una ristrutturazione di Borgo Coroglio dove le costruzioni sono delle costruzioni estremamente fatiscenti e in base a un meccanismo abbastanza complicato poi le persone potessero rientrare in quelle case a patto che mettessero i soldi che sono stati spesi per la ristrutturazione delle loro case. Un meccanismo molto complicato, anche perché possono non avere i soldi oppure possono non voler tornare. Adesso noi stiamo facendo una valutazione, abbiamo fatto un tavolo, un'organizzazione, perché la nostra idea è di cambiare questo tipo, anche confrontandoci col comitato degli abitanti, cioè di fare un esproprio delle case, cioè dare un bonus economico in maniera che poi ognuno decide con quei soldi che cosa fare, che è una cosa molto più semplice, e dare la possibilità di rientro solamente a coloro che vogliono rientrare, che sono una larghissima minoranza, in maniera tale che la questione diventa una questione molto più semplice, perché bisognava quello che era previsto prima è che c'era un'autonoma sistemazione, quindi si davano i soldi per stare fuori casa per un periodo, poi dovevano tornare, dare una differenza, cioè una cosa irrealizzabile, quindi questo è il tema che si sta, quindi insieme agli abitanti si sta trovando una soluzione. E poi esistono ancora una serie di situazioni, su cui si sta discutendo, che sono il circolo ex Silva, cioè alcuni spazi che oggi sono occupati e che era stato previsto che fossero delocalizzati, cioè spostati rispetto a dove stanno adesso, sempre in quell'area, e che stiamo valutando se questo spostamento conviene o meno, perché anche questo determina una serie di costi non banali. E anche una realizzazione non semplice.
Quali sono invece le cose che stanno partendo? Io ho deciso come commissario, perché i poteri, avevo i poteri per poterlo fare, che laddove ci sono delle iniziative in aree accessibili dove non c'è dove già è stata fatta la bonifica, queste iniziative potessero partire, cioè non aspettare la fine di tutto il percorso. Le due ci sono essenzialmente, insomma, le principali sono la ricostruzione di Città della Scienza, dove si sta arrivando a una definizione, diciamo, sull'arretramento rispetto a alle costruzioni sulla spiaggia, quindi con una costruzione a fianco dove Città della Scienza, la zona del parcheggio, con uno scambio di aree tra Città della Scienza e Invitalia, e si sta chiudendo questo accordo. Il Parco Tecnologico dell'Ambiente, che era un vecchio progetto di un gruppo, diciamo, di un consorzio privato in un'area che è anch'essa un'area oggi bonificata, dove noi abbiamo dato l'autorizzazione a costruire, il progetto è già stato approvato e anche lì i lavori dovrebbero partire tra qualche settimana, si stanno cantierando. E queste due, insomma, attività, queste due iniziative più importanti, e alcune piccole iniziative minori, l'Anton Dorn, che sta completando l'utilizzo di una vecchia struttura di archeologia industriale, dove sta realizzando un centro di ricerca sulla biologia marina. Quindi queste sono essenzialmente le attività che si stanno già realizzando. Queste, ovviamente, insieme all'uso diciamo temporaneo degli spazi, quindi che noi abbiamo, insomma, deciso di autorizzare un uso temporaneo di spazi che man mano si possono liberare per poter vivificare la zona, come era stato chiesto anche dagli abitanti di Bagnole e dai commissari, questo determina la possibilità, insomma, di poter fare tutto quello che oggi realisticamente si può fare, cioè tutti quelli che sono gli spazi liberi, che sono gli spazi già bonificati, perché è inutile aspettare anni per qualche cosa che si può fare subito. Un ultimo punto che quindi noi stiamo un po' stimolando per fare in modo che laddove ci sono anche delle infrastrutture piccole che sono utilizzabili, queste infrastrutture possano essere, diciamo, messe a disposizione. Abbiamo parlato dei parcheggi, la possibilità di realizzare in anticipo la piazza a mare, che è uno spazio, diciamo, nell'area ex Città della Scienza, dove quella lì che viene acquisita, dove deve venire la demolizione delle zone della parte incendiata, insomma una serie di interventi che sono il vivaio del realizzare un piccolo parco che rappresenta il vivaio di quello che poi sarà il parco grande che si realizzerà. C'è una serie di interventi che almeno quello che si può fare si fa. E poi un ultimo punto che si sta valutando, che fuori zona SIN, è la possibilità di un, c'è stata una proposta di un project financing per sistemare la zona degli attracchi, cioè sotto Nisida, dove c'è tutta quella situazione molto complessa e confusa, cioè, definiamola confusa, degli ancoraggi sotto Nisida, dove invece, insomma, ci stiamo cercando di stimolare una regolarizzazione per avere una sistemazione che sia una sistemazione legittima, regolare, anche dignitosa come servizi. Quella è un'area che non fa parte dell'area SIN, solo per una piccola parte, quindi cioè, è sotto ancora l'egida dell'autorità portuale, però, insomma, stiamo spingendo perché sistemare quella cosa è un altro passo in avanti per rimettere un po' in regola quell'area, che è un'area molto confusa. Questa è all'incirca, diciamo, la situazione di quello che, insomma, è la situazione odierna. E nel documento che è stato distribuito, un po' tutti questi principi sono tutti quanti, insomma, tutte queste cose che ho detto sono tutti quanti riportate. Ci sono anche le tabelle economiche della situazione economica, di quelle che sono state le risorse destinate, utilizzate, quindi c'è un quadro molto preciso. Cioè, noi in quest'anno e mezzo abbiamo abbastanza sistemato tutte quelle che erano le situazioni anche pendenti, più confuse. Oggi abbiamo un quadro molto preciso. Abbiamo tutti i progetti praticamente disponibili, o quasi,
tutte le autorizzazioni, anche se disponibili, chiaramente per poter, tutto qui, tutte le, questo credo che sia un dato politico importante, cioè tutti i soldi che erano disponibili si sono trasformati o si stanno per trasformare in lavori, cioè sono lavori che si fanno. Poi è chiaro che per poter completare tutta la parte, diciamo, di bonifiche, è necessario avere delle risorse aggiuntive. Noi siamo, sono in contatto con noi dipendiamo dal Ministero del Sud, cioè dal Ministro Fitto, noi abbiamo chiesto di convocare la cabina di regia che è prevista dalla legge per poter fare un avanzamento rispetto a quelli che sono ovviamente tutti gli obblighi che noi abbiamo. La risposta è stata, abbiamo ricevuto una risposta positiva, adesso si stanno istruendo tutti i dossier per le approvazioni che devono essere fatte in cabina di regia, in maniera tale anche in quella sede noi avremo anche il problema delle risorse, perché chiaramente il problema delle risorse per poter andare avanti è un problema, diciamo, è un problema centrale. Quindi oggi la situazione è questa all'incirca, il quadro è abbastanza preciso. Io ho presentato questi dati anche in un'assemblea che è stata fatta presso la Municipalità di Bagnoli, dove c'erano tutti, ovviamente c'era il Consiglio di Municipalità, la Giunta, il Presidente, ed erano presenti tutti i comitati di Bagnoli, che sono anche intervenuti, abbiamo avuto un'interlocuzione molto positiva, ovviamente molto intensa, ma anche molto positiva, e quindi ci siamo confrontati. Un ultimissimo punto, che pure è stato spesso sollevato e che volevo anche questo sottolineare, è che un tema che è relativo alle clausole sociali, cioè a mettere un vincolo nelle prossime gare perché una quota parte della forza lavoro che viene utilizzata durante le attività possa essere forza lavoro del territorio della città. Noi è stato fatto un gruppo di lavoro con la Federico II, con i giuslavoristi, per definire dal punto di vista della norma, delle norme vigenti, come poter definire queste clausole. È stata trovata anche la formula giusta che verrà inserita nelle prossime gare. Per quanto riguarda invece le vecchie gare, là c'era solo una premialità che garantiva una premialità qualora chi vinceva si impegnava ad assumere una quota, diciamo, di personale locale. Noi stiamo adesso traducendo questa premialità nell'atto della consegna dei lavori in un atto formale, diciamo, che trasforma l'impegno infatti in azione. Anche questo punto è un punto molto sentito, che però secondo me è un punto qualificante, importante, visto che si investono tanti soldi, è anche giusto che laddove è possibile e ci siano le premialità le professionalità giuste, si impieghi personale del territorio. Su questo stiamo anche valutando insieme all'assessore di poter avviare anche delle attività di formazione per fare in modo che, prevedendo la tipologia di professionalità che servono, ci possa anche fare un'attività di formazione che faccia in modo che poi chi, insomma, vive sul territorio e ha necessità di lavorare possa essere formato in maniera da trovarsi pronto per un'eventuale chiamata. Questo è un po' il quadro complessivo, credo di aver detto all'incirca tutto, e grazie. Allora, grazie al commissario straordinario Gaetano Manfredi per la sua relazione. Io colgo l'occasione per dare il mio saluto, il saluto dell'Aula ai rappresentanti dei comitati.